Se lo dovete lanciarvi con la Biennale. Lo so, è solamente qua, in questo momento qua sto facendo l'allestimento e non posso far entrare gente così, insomma. Pronto? Al profesor, qué sí. Divertido que lo que llamáis el profesor. El profesor. El profesor. El profesor. Tienen 5 artistas. No me digas que tienes celos. My God. Pronto. Oh! Eccola. Come va? Che storia! Ecco il motoscafo! Sono contenta di stare qua! Sì! Ciao Vittorio, ciao! Hai visto quante strutture? Sì, vedi? Vangi o Cunelli? Vangi Cunellis, pesce. Qui ci va, avevamo detto, no, Laccardi non ci va più, quello invece è il più bravo artista vivente, che però qua si sottomette a chi si chiama Lino Frongia. Che è bravissimo. Dopo lui ci va Pistoletto con la bandiera d'Italia fatta, l'Italia degli stracci fatta per Salemi. Lì ci vanno 3 dipinti di Guccione, uno lo vedi qui. A destra ci va Cremonini. Vittorio è assolutamente speciale, lui ha un metodo curatoriale che è stata questa invenzione di dire facciamo scegliere ai filosofi, agli intellettuali italiani. Ciascuno che scelga il proprio pittore preferito. Lui ha cercato di sparire, diciamo, creando un'idea in cui il curator si annullava, ma questo è impossibile. Abbiamo visto durante il montaggio della Biennale che in nessuna maniera si riesce ad annullare la sua presenza, il suo carattere e anche la sua personalità di gusti artistici. Per cui l'arte non è cosa nostra, è vero, però sicuramente il padiglione Italia è un padiglione Vittorio Sgarbi. A me sembrava bello avere un grande nero e il logo rosso al centro. Il logo tutto fuori. Nero. E questi qui a scendere giù. Però... Nero non può essere dipinto questo, no? No, ma un pannello. Non si può mettere. Non l'ha fatto lui, una specie di... Si perde il concetto che sembri che guardi verso ma di là. Ma dov'è Zerillo? Perché bisogna valutare cosa vuol fare lui con questo pannello. Ah. Salire fin lì. Cioè fino all'architrave. Ma dov'è Zerillo? L'unica che non si può fare è mettere il telo nero dietro dove hanno dipinto di quel colore. Quella è l'unica. Ma questa cosa... la doveva andare sopra, infatti, attaccato là, attaccato al. No, ma il nero non si può mettere sulla tesa, diciamo, scusate. Pronto? Chi? Chi è sul te? Te lo mando per me. No? Per me. Sì, sì, sì. In Zerillo! Bene, giro. Poggiamo a terra però. Sì, ora sì, tieni. Uno. Sì, vengo. Prendo questo metti qua. Così. E gli altri due qui, guarda, in questa parete. Qui. Io lo dico, lì non abbiamo nessun problema perché ci mettiamo così, lo appendiamo. Capito, se lo facciamo con la macchina ve lo mettiamo. A questo punto lo sospendiamo. Ma con che cosa? Ce l'abbiamo? È un forex, sì, lo stanno fabbricando. Bifacciale, tra le altre cose. È un pannello. Quindi, dove lo metteremo? Lì. Lo possiamo appendere dove vogliamo. Lo possiamo sospendere al centro di questa campata. Era sì, no? Che non sapeva desde il principio quanto squadro ne avrebbe arrivato. Quando io llegué, había como 50. Ahora son los 40 porque los últimos 40 salieron esta última semana y todavía hay artistas que están viniendo aquí para introducir otros cuadros. O sea que esto va bien porque es elástico. Es elástico y más o menos hemos calculado que entrarían muchas cosas. Italian Pavilions, yes.
We are doing the architecture. I do the architecture. Yes. And we have many, 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 many paintings. Sure, I see. Yes. Can we go also out this way? Please. Yes. See you later. Bye bye. Thank you. L'illuminazione è stupenda. Quanto tempo per lavorare? Un po' di tempo per puntare più che altro. Certo, cioè per il resto non abbiamo fisso niente, come vedi. Ma noi infatti stiamo andando così. A spalle. L'ho appena guardata, mi arriva elettronica. Mercoledì. Mercoledì è il nostro ultimo giorno di montare. Sì, a stare non si tiene este. Il 31. Il 31 per la noce. Perfetto. Cerchiamo di finire il 31. Ancora meglio. Non provocarmi, ragazzo, lasciami perdere. Non sono una roba per te. Per questa biennale l'installazione parte con due paesaggi caricati per ogni modulo e poi durante questa estate io ne produrrò altri 10 per ognuno. C'è qualche quadro, sì, ti posso dire, mi è piaciuto, guardo, mi piace, però non vedo il motivo di vedere certe cose che non mi dicono niente. Ogni artista penso abbia portato qui ciò che ritiene più opportuno e il meglio della sua produzione. Le immagini vengono da infinito. Comunque il luogo è di una bellezza assoluta, luogo, proprio un luogo, un canto totale. Sono tante cose, troppo, un labirinto è questo, un grande labirinto, ma non c'è riuscito però. La biennale, me la ricorderò per sempre questa biennale. Benissimo, benissimo, sono felice della mia opera, sta prendendo un'anima, perché l'abbiamo spedita, quindi era a pezzi nella cassa. Adesso sta prendendo una nuova vita. Ma di chi è quest'opera? Chiamiamo. Chi è l'artista? Sei tu? No. Ah, come ti chiami? Monica Calesini, piacere. Perché ti ha messo proprio qua? Ti hanno messo qui? Ma mi hanno messo qui. Ma scusa, perché? No? E lei di dov'è? Rimini. Rimini? Sì. Vabbè, c'è di tutto qua, eh? Sì. Rimini, sì, sì. C'è di tutto. Beh, questa cosa tipo ex voto è questa tipo... Vabbè, sì, non fa quel cazzo che vuole. Sì, tu non andare via comunque, guardasi che ti faccia spostare. Non devi accettare, questa sarà una macchia che ti porti tutta la vita, serva del potere. Ma io dico, ma queste persone non le ho mai viste ad una manifestazione contro le scelte Italia alla cultura. Io me le sono fatte quasi tutte e loro non c'erano. Dopo l'accordo della pastiglia, no? Aspetta, aspetta. Quando la metteremo a posto dovrebbe essere in centro della porta. Ok, allora siamo in centro della porta e in centro della capriata. E se per caso decidiamo di fare il muro viene qua. Lo spazio per prenderlo qua. Va bene. Sgarbi ha portato qua dei panini per noi, dicendo che c'è una signora che ha i panini. La signora è sparita, io vorrei mangiare qualcosa. È un'Italia insanguinata. E poi mi sconvolge la Sardegna così, sulle rocce. Il coraggio di esporlo finalmente alla Biennale nel posto dove merita, dove la gente dovrebbe venire qua non solo a mostrare l'ultimo vestito, ma anche a meditare su. Scrivi qua, questa pagina, questo va sul gazzettino, cioè bisogna scrivere. Meritaglia, è orgoglioso.
di essere presente alla Biennale, cioè già, sì. Vittorio Sgarbi, cioè, meritato. Il titolo, diciamo, prima avevo pensato l'arte non è cosa nostra, non ci appartiene, poi ci ho riflettuto un po', ho detto no, è riferito. Scrivi chiaro perché se no si capisce. Così Vittorio Sgarbi alla Biennale del 2011, Padiglione Italia, con un'opera di Gaetano Pesce, punto basta, basta. Con l'opera di. So I admire somebody who takes this risk. Quindi lui prova ammirazione per chi raccoglie questo rischio, lo prende. But sometimes it's better to be a little bit less. Andare lontano. Sì, sì. Are we going too fast? Andiamo troppo veloce per te o no? No. Riesci? Perfetto. Okay. Nel potente Padiglione Italia, concepito da ottava riga Vittorio Sgarbi. But as a way to describe contemporary Italian art, again, for a big international public and a big national public that are just catching up with current events, maybe this is not the best strategy. Perché progetti che guardano il futuro nessuno ne ha in Italia. Sì o no? Pronto? Oh, comunque, questo sì. È geniale. L'Italia è orgogliosa di essere con l'opera di Gaetano Pesce alla 54esima Biennale di Venezia nel potente Padiglione Italia concepito da Vittorio Sgarbi. Grazie. Prego. Dove sei la mia penna? La mia penna, dove sei? E adesso bisogna... Cosa ne dice Sgarbi della scritta? Capito? Hai una gabbia, mi rappresenti la gabbia storta, dritta, un pezzo di ferro con quattro conchiglie, non so cosa mi rappresenti, cioè cosa mi vuoi figurare, insegnami perché voglio capire, ma non ho... Vittorio, fermati due secondi che facciamo una foto. Aspetta, la metto là secondo. Meno che schifei, fish lo cola, ma no. Invece adesso Vangi è favorito dalla Bicroft, non solo, ma vedendo perché bene la Bicroft, era allievo di Andreotti, è del 30. Come allievo di Andreotti? Allievo di Libero Andreotti. Ah, Libero Andreotti. Sì, Libero. Allievo. Questo è molto bello. Guarda che roba. Sì, è bellissimo. Fatta dallo stesso laboratorio che ha fatto quelle, solo che questa è un'idea. E quella è un conato di pensiero. È un gadget. Vanessa, lei è la nostra architetta. Nice meeting you. È italiana. Ah, italiana. Ah, sì. Vanessa è italiana. Ma cos'è sto nome? Da cioè, piccolo. Sono mio padre inglese. Ah? Padre inglese? Sì. Ce l'ha una pena? Io però niente, solo... Ce l'ho io, venga. Spostati, vai. Vai. Ecco, e sopra c'è un frammento rosa. Va bene. E qui siamo. Ma lei non le ha proprio mai viste? 50, poi 30 per 30. E questo è 50-50-50. È bellissima. È la più bella possibile, farà parlare molto perché è bella, originale. È un self-portrait. Sì. Per 50. Non glielo posso lasciare questo, eh? Come perché... non lo può lasciare? Allora mi dia un altro foglio, perché questi a me mi servono per... Domani vado a allestire una mostra a Milano, sono opere di Vanessa. Non entriamo, a vedere. Vai, buttala su, giù. Piano, Giù, vai. Piano ora, vai. Buttala su. Tanto ce la fa spostare. Ok. Vai, butta giù, andiamo a piazzare.
abbiamo lavoro, siamo gli artisti. Cioè, insomma, questa che è del marmo, questo è arte. Bello però avere un bel marmo pesante che bisogna di tre uomini con la gru. Sì. Mi piace? Ti piace. Molto. E facciamo anche quello. Pronto? Stai aspettando Marcello Iori? Va bene, siamo qua. La Rasì diceva sempre dei nomi detti da altri, alla fine mi sono fermato su questo, diceva sempre dei nomi, Ducro, diceva, alla fine, anche l'ultimo nome che ha detto l'aveva già segnalato. Beh, Piero Guccione è stato scelto da Giorgio Montefoschi, tu sai chi sia? Giovanni Reale è un neofilosofo? L'ultimo intellettuale che presenta Guccione, Andrea Ruccemece. Tu sai chi è Pierluigi Cerri? No, allora. Bisogna anche mettere la provenienza? No. No, perché no, chi appartiene? Fondazione Marconi, Milano. Tecnica. Sono fotografie. È l'atelier e tutto lo studio dipinto, lo studio, gli oggetti e anche l'artista. Invito pintori. Sì, sai perché? Perché l'ha segnalato Morandi. Io ho detto di no a Morandi. Come l'ha segnalato Morandi? Morandi ha segnalato pintori. Però io ho detto che Morandi non mi sembrava abbastanza alto. Ecco perché ti dicono mango, hai capito? Cioè, Morandi, Gianni Morandi, Gianni su Morandi. Quale Morandi? Gianni. No, mai ragione. No, ma vorrei mica mettere mango con Gianni Morandi. Gianni Morandi è un nome che tutti conoscono. Ma mango, è meglio mango o Morandi? È qui? Quando ho aperto lo scatolone, che era quello, c'era una quantità di etichette che ho detto. Vabbè. Quindi deve essere un uomo eccellente nel suo campo. Questa gente che vedi qua, James Hillman, è il massimo. Chiamiamo subito. No, non a quest'ora. Lo chiamo io. No, a quest'ora dorme, Fabio. No. Ma è un uomo di una certa età. Questo Costanzo quello lo devi chiamare tu. È debole. Non ce ne sono di buoni. A Bologna? Perché quelli che volevo hanno già segnalato qualcuno. Scarpa ha già segnalato uno. Vabbè, come il nero il tuo potrebbe andare adesso. Perché, guarda, i bianchi sono stati messi lì perché c'è il tipo che brucia dall'altra parte, vedi? No, quello lo lasciamo, lasciamola lei. Lei lasciamola allora. Perché lei dal senso della biblioteca bruciata... Questi che sono comunque neri, va sul bene, nero... No, funziona. Sono i bianchi che non vanno. Si fanno tre... Sì, no, vanno bene. Certo. Scarpi, facciamo un attimo la caccia al tesoro, che dobbiamo piazzare. Andiamo, lui lo sa fare subito. Allora. Andiamo, vediamo un po'. Giancarlo Vitali. Non l'ho visto questo qua, non c'è. Io neanche l'ho visto Giancarlo Vitali, effettivamente. Allora vuol dire che non c'è. No, se è arrivato Velasco, sono arrivati insieme, quindi vuol dire che da